Mi sono scagliato già in un paio di circostanze contro la musica chill out, ma non per il genere in sé, quanto per l'uso che ne viene fatto talvolta. Ne parlo meglio dopo la sigla. È un genere che all'incirca dai primissimi anni 2000, anche già dalla fine degli anni 90, ha vissuto un'enorme popolarità grazie a compilation come Caffè del Mar del noto locale di Ibiza. E di lì in poi praticamente tutti si sono messi a fare musica chill out, anche quelli di altri generi, come corollario ai loro singoli. E nel tempo abbiamo assistito a un enorme peggioramento della qualità della musica, suoni terribili, compilation fatte così tanto per avere dei brani da mettere così quando il locale non è aperto, eccetera, di tutto di più. E comunque sia anche la moda del genere ad alti livelli è piuttosto sfumata nel tempo. Tuttavia, ancora oggi si trova chi, quando arriva in un locale, mette qualcosa di chill out. Per il sottoscritto non ha veramente senso. La musica chill out, che è quel tipo di musica con quei pad molto d'atmosfera, la batteria che quasi non c'è o se c'è è veramente super leggera, e la musica rilassante. Appunto, sta bene in contesti dove è richiesta una musica rilassante. Meditazione, massaggi, centri estetici. In questi contesti qui sì, oppure là dove è nata, al Caffè del Mar o comunque locali che hanno il tramonto sulla spiaggia, dove non si balla, dove si prende un cocktail, ma neanche locali per aperitivo, più proprio locali dove hai il tuo tavolino, insomma. E la musica fa da sottofondo, ma ci sta bene qualcosa e crea una bella atmosfera. Ma durante gli eventi la vedo veramente, veramente fuori contesto, soprattutto perché il bisogno primario è quello di dare ritmo e la musica chill out è veramente all'estremo opposto, pur bella che sia. Alle volte capita che a un evento aziendale ti vengano a chiedere all'inizio magari un sottofondo strumentale a volume basso che non disturbi, però per evitare il silenzio. E allora che ci vuoi fare? Purtroppo ne esistono di aziende tristi, anche molto grandi, anzi più grandi sono, più tristi sono, certe volte, non sempre per fortuna, però qualcosina di chill out può far comodo averla. Ma in tutti gli altri tipi di situazioni, anche ad un aperitivo più animato o a un aperitivo non sulla spiaggia ma all'aperto, anche quando arrivi e non c'è ancora nessuno, veramente la chill out non è propriamente indicata, a maggior ragione poi un evento o una festa o un matrimonio, per non parlare poi dei locali più da club. Quello che umilmente ti dico è che la musica chill out nel 99% dei casi la puoi anche lasciare a casa. Se ti piace per rilassarti, poi escono anche un sacco di cose nuove, anche carine, molto ben fatte, gradevoli, e puoi raccogliere degli spunti interessanti. Oppure, se vuoi realizzare dei singoli, magari prendi dei tuoi cantati, una versione più super tranquilla, anche se anche quella si trova sempre più di rado ultimamente, perché è calato molto il mercato di questo tipo di compilation. Fondamentalmente vanno bene solo per negozi di un certo tipo, e anche lì poi ci può star bene sempre qualcosa un pochino più vivace. Insomma, per farla breve, la chill out, usiamola solo dove ce n'è esclusivamente bisogno, che non se ne può proprio fare a meno, altrimenti te l'ascolti a casa quando vuoi e quando ti piace. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!